Direttore, è un momento complicato, è inutile negarlo. Come si esce da questo, per l'appunto, momento difficile? Ma si esce con la qualità dei nostri ragazzi, perché è ovvio che loro sono gli attori principali e noi possiamo solo metterli in condizione di esprimersi al massimo, e quindi stiamo lavorando anche in questa direzione. Una buona prestazione a Bolzano contro il Sudtirol all'esordio in campionato, anche se poi è arrivata una sconfitta. Poi mano a mano la squadra è andata un po' in involuzione. Cosa è successo? Sì, Bolzano una buona partita, in casa con la Sambi idem, a Imola un buon primo tempo, poi dopo il gol preso a Imola la squadra è stata un po' remissiva, passiva, e questo non deve avvenire perché è un campionato difficile, lo sappiamo tutti, ma questa squadra ha tutte le qualità per tirarsi fuori, perché nonostante il campionato equilibrato è una squadra secondo noi con delle buone potenzialità. Si parla tanto di modulo, il 4-3 è ancora lo schema di gioco più adeguato per il Teramo? Ma siamo partiti con un'idea, e proprio in quelle due partite abbiamo avuto la sensazione di essere sulla strada giusta. Nei prossimi giorni il mister lavorerà su alcune idee, senza tralasciare tutto il lavoro fatto, ma è ovvio, come in tutti gli staff, poi si ragiona anche sugli errori commessi e cercare di mettere tutti i calciatori nelle condizioni migliori per poter rendere al massimo. Oltre al modulo si parla tanto anche della permanenza di Zichella, è in discussione il mister? Non è l'argomento della settimana, dobbiamo concentrarci sulla partita, prepararla al massimo, perché anche se siamo alla sesta giornata, ma già è una partita importante, perché tutti noi abbiamo voglia di una vittoria, abbiamo voglia di tirarci fuori subito, perché è nelle nostre corde. L'ultima, Campitelli cosa le sta dicendo? Ma c'è un dialogo e un confronto continuo, quindi sicuramente lui sta facendo di tutto per riportare questa città e la sua squadra a buoni livelli. Non ci sta facendo mancare niente, ve lo posso garantire. Abbiamo fatto un mercato in piena autonomia insieme al mister, quindi siamo partiti da giugno. Sono veramente soddisfatto perché mi ha messo nelle condizioni di potermi esprimere al massimo. Adesso dobbiamo raccogliere il lavoro fatto quest'estate